mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato elevato in alto, Gesù prese la ferma decisione di mettersi in cammino verso Gerusalemme e mandò messaggeri davanti a sé. Questi si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per preparargli l'ingresso. Ma essi non vollero riceverlo, perché era chiaramente in cammino verso Gerusalemme. Quando videro ciò, i discepoli Giacomo e Giovanni dissero: «Signore, vuoi che diciamo che scenda un fuoco dal cielo e li consumi?» Si voltò e li rimproverò, e si misero in cammino verso un altro villaggio. Mentre camminavano per la strada, un tale gli disse: «Ti seguirò dovunque tu vada». E Gesù gli rispose: «Le volpi hanno le loro tane e gli uccelli del cielo i loro nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo». A un altro disse: «Seguimi». E costui rispose: «Signore, permettimi di andare prima a seppellire mio padre». Gli replicò: «Lascia che i morti seppelliscano i loro morti, tu invece va e annuncia il regno di Dio». Un altro disse: «Ti seguirò, Signore, prima però lascia che io mi congedi da quelli di casa mia». Ma Gesù gli rispose: «Nessuno che mette mano all'aratro e poi si volge indietro è adatto per il regno di Dio». Parola del Signore. Siamo entrati nel tempo ordinario. Il colore che indosso questa sera, che ci accompagnerà fino a novembre, ci dice che la Chiesa ancora una volta ci propone questo tempo che noi chiamiamo ordinario, ma ogni tempo è straordinario, per poter assimilare sempre di più la parola del Signore, per accogliere sempre di più la sua grazia dopo le grandi solennità pasquali della Santissima Trinità, del Corpus Domini, ieri del Sacro Cuore di Gesù. E la parola, il pane della parola che ci viene regalato questa sera, subito ci restituisce quello che il Signore chiede ai Suoi discepoli. Siamo già a metà del Vangelo di Luca, il Vangelo che ci accompagna in questo anno liturgico. Gesù sta vivendo un momento non facile, ha già addosso, ha il fiato sul collo degli scribi e dei farisei, perché il modo in cui lui proponeva la rivelazione stupenda di Dio agli scribi e ai farisei non piaceva, e aveva un po' addosso anche il popolo. Perché? Perché Gesù compiva dei segni particolari, delle guarigioni, ma non per tutti. In questo momento difficile, difficile per lui, il Signore, l'abbiamo sentito questa sera, prende la ferma decisione di andare a Gerusalemme. In un contesto dove il Signore avrebbe potuto giocare un attimino al ribasso, nel momento in cui si vedeva i venti contrari, poteva dire: faccio silenzio un attimino, oppure accontento di più le persone, o magari non dico tutto quello che mi passa nella testa e nel cuore, così. Il Signore prende la ferma decisione di andare a Gerusalemme, cioè decide, si fa scuro nel volto, duro nel volto, di portare a termine la sua missione. Qual è la sua missione? La sua missione è di far vedere come ci ama Dio.
Punto. Il Signore non è venuto per darci un po' di zucchero da mettere sulle cose che magari... Il Signore non è venuto a regalarci una moralina del vogliamoci tutti un pochettino più bene. Il Signore non è venuto a regalarci la pastiglia da prendere quando abbiamo il mal di testa. Il Signore è venuto a farci vedere fino a che punto Dio ci ama. Questo è l'obiettivo. Questa è la missione di Gesù. Si fece duro nel volto, che non vuol dire che diventa triste, ma in questo contesto difficile Lui va avanti. Chi è il cristiano? Chi è il discepolo? Chi siamo noi? Anche noi viviamo in un contesto non facile. Anche noi tocchiamo con mano tante cose che anche dal punto di vista spirituale non è che vadano del tutto bene. Il cristiano è colui che va a messa la domenica e basta. Il cristiano è colui che difende qualche valore umano e basta. Il cristiano è colui che dice credo in Dio, ma non voglio appartenere a nessuna famiglia. Io credo a modo mio e basta. Ecco, cari fratelli, l'obiettivo della lezione, chiedo scusa di questa immagine di Gesù, mostrarci quanto ci ama Dio. E il vero discepolo dovrebbe essere colui che prende la ferma decisione di amare così. Siamo chiamati a questo. Siamo chiamati a fare la faccia un po' dura, ripeto, non imbronciata, non triste, non dobbiamo diventare musoni, lo siamo già abbastanza. Ma il cristiano è colui che non ascolta Gesù come se Gesù fosse un guru che ci regala dei bei pensieri, magari da trascrivere sugli SMS, da regalare come buona giornata o buonanotte. Se Gesù Cristo è venuto nel mondo per dirmi, Don Mauro, ti faccio vedere fino in fondo quanto tu vali per Dio, il mio essere discepolo si gioca nel dire al Signore, Signore, scelgo te. Ma per scegliere te devo andare controcorrente, per scegliere te forse non piacerò a tutte le persone, se scelgo te ci sarà qualcuno che non sarà contento di quello che dico, di quello che annuncio, dello stile di vita che... Ma siamo chiamati a questo, siamo chiamati a questo. Ed è bella questa cosa, è bella perché se noi guardiamo a Gesù, chi è Gesù? È il figlio di Dio fatto uomo, l'uomo realizzato, l'uomo nuovo, l'uomo che ha lottato contro tutto e contro tutti e ha vinto. Noi stasera stiamo celebrando i santi misteri, l'Eucaristia, che è l'incontro con Gesù vivo, perché Gesù è il risorto, è il vivente. E allora per vincere nella vita, perché il mio cammino di fede, il mio cammino spirituale possa diventare credibile, io devo scegliere Gesù Cristo. Dobbiamo essere capaci di andare a volte controcorrente, usando il nostro stile di vita, le nostre capacità cognitive, la nostra capacità di dialogare, di parlare. Non dobbiamo invocare il fuoco per niente, per nessuno, l'avete sentito nel Vangelo. Il Signore per andare a Gerusalemme deve attraversare la Samaria, manda davanti a sé alcuni discepoli, ma i samaritani non vogliono ricevere Gesù. E allora Giacomo e Giovanni dicono, Signore, li bruciamo vivi? E qualche volta posso dirvelo sottovoce, a me questo pensiero a volte mi abita e devo chiedere scusa. Quando si viene col sorriso sulla bocca, per alcune ricorrenze, dove in quelle ricorrenze ci sta dentro anche il Signore, poi, oh. Però chiedo scusa di questo pensiero cattivo che a volte mi abita, perché Gesù nel Vangelo dice, no, anzi sgrida i tuoi discepoli, perché se siamo incamminati a Gerusalemme e io vi farò vedere come Dio ci ama, come Dio ti ama, tu devi amare così.
Anche chi ti volta le spalle, anche chi ti rifiuta, anche chi di fronte a una bella proposta di vita ti dice di no, anche chi inviti ad un momento dove il cuore si spalanca, ti dice guarda, è meglio che vada a prendere il sole, a fare un giro in montagna. Eh sì, perché l'amore è capace anche di accogliere dei no. Le mamme e i papà lo sanno molto bene. Quando un adolescente ti mette con le spalle al muro e ti dice sei stato tu a mettermi al mondo, cosa vuoi dalla mia vita? Voi non continuate a voler bene i vostri figli. Ecco l'esigenza del Vangelo. Esigenza che, ripeto, parte non da una forza volontaria, non dalla mia volontà che l'alleno per dire cristiano di serie A. No, mi alleno tenendo fisso che Gesù, forte, caparbio, sceglie di andare a Gerusalemme per donare tutto se stesso, tutto se stesso. In quella logica dell'amore generoso, gratuito, che sa di dono, che sa di servizio. E noi siamo chiamati ad essere cristiani così, in questo mondo così faticoso, così difficile, dove sembra che stiamo perdendo i pezzi. E allora, e concludo, ecco le esigenze di Gesù nel Vangelo. Signore, ti seguirò dovunque tu vada. Quante volte magari in un momento di preghiera gliel'abbiamo detto anche noi. Abbiamo voluto iniziare la celebrazione proprio con quel canto, ti seguirò nella gioia, nel dolore. E il Signore che dice, Don Mauro, guarda che se tu mi scegli, se tu scegli di venire dietro a me, ricordati che non devi crearti il tuo nido, la tua tana, le mie piccole tradizioni, le mie pratiche di pietà, il mio modo di vedere il mondo. Devi essere un uomo, una donna che ti lasci sempre stimolare dalla novità di un Dio che non sta fermo, perché il Vangelo di questa sera incomincia con Gesù che cammina. Devi metterti sempre in gioco, devi mettere sempre in subbuglio quello che pensavi di credere, devi comprometterti. Signore, ti seguirò, ma lascia che vada a seppellire prima mio padre. Attenti bene di interpretare bene questa espressione di Gesù, mai prendere alla lettera il Vangelo. Gesù non ce l'ha con i funerali o con i morti, anzi, seppellire i morti è una delle opere di misericordia. Ma il padre rappresenta il passato, il padre rappresenta chi ti ha preceduto. Quasi a dire, Signore, io ti seguo, però mantengo il mio occhio, il mio cuore, perché anni fa. È vero che a volte cadiamo in questa nostalgia del passato. E il Signore dice, lascialo lì il passato, lascia che i morti seppelliti, tu buttati nel futuro, lasciati abitare dalla speranza, rimboccati le maniche e, ecco la terza esigenza del Vangelo, non guardarti indietro, perché nessuno che sta arando e si volge indietro fa un buon lavoro. Magari nel voltarmi indietro io posso dire, mamma mia Don Mauro, non sono proprio andato dritto con il mio arato, ci sono dentro di quegli zig zag, ma lo sappiamo che la nostra vita è così. Anche la nostra vita spirituale, di momenti di entusiasmo e momenti dove cascano le braccia a terra. E non dobbiamo giudicarci sempre con quel vittimismo, non riesco, non ce la faccio, non sono cose per me. Gesù ti dice, se tu mi scegli, se tu scegli di andare a Gerusalemme, di amare come io ti mostrerò, prendi in mano il tuo aratro e guarda avanti. E ancora una volta ritorna quel ritornello che più volte in queste domeniche mi sono permesso di ripetere, fai della tua vita qualcosa di grande, ma non perché hai tanti soldi, non perché magari hai conquistato qualche titolo di studio, cose bellissime, ma fai della tua vita un capolavoro. Perché? Perché hai scelto me, perché hai scelto di amare come me. Perché hai scelto di andare un po' controcorrente, dalle cose più banali, dall'educarci a trattare bene la casa del mondo, dalle piccole cose. Ti seguirò, Signore, tu non mi butti fumo negli occhi, sei esigente,
Mi dici che non posso guardare al passato, mi chiedi di vivere il presente, di rimboccarmi le maniche per fare qualcosa di grande nella mia vita. Ma devo scegliere prima di tutto te. Non con le idee, conosco il dogma della Trinità. Conosco anche a memoria i 10 comandamenti. Non è questione di conoscere, è questione di scegliere nella vita lo stile di Gesù. È una bellissima proposta, bella, perché Cristo ha vinto e noi cristiani crediamo che lì dentro, non in altre cose, lì dentro possiamo vincere anche noi. Amen.